Michele Camarlinghi, secondo oggi alla Trento Bondone, non eri contentissimo al traguardo, però questo secondo posto pesa. Sì, è un secondo posto di grande soddisfazione, perché comunque arrivare secondo qui a Trento è una cosa da sogno, però sinceramente a livello di prestazione potevamo fare qualcosa meglio, non a livello di posizione, perché Simone oggi, come spesso succede, è raggiungibile, però come a livello di tempo potevamo fare qualcosa meglio, ho avuto qualche piccolo problemino ai freni, qualche errore di guida, però va bene così, il risultato è quello che conta. Quindi ti aspettavi di arrivare sul secondo gradino del podio? No, sinceramente non mi aspettavo di arrivare secondo. Dopo le prove di ieri ho avuto qualche problema, ho preso prova qualche concorrente, quindi non ho effettuato delle prove fatte bene. E sinceramente non mi aspettavo un secondo posto, puntavo al podio, invece è venuto fortunatamente questo secondo posto, quindi sono contentissimo. 17 km di gara, Trento Bondone la più lunga del CVM, tantissima gente sul tracciato, immagino che al di là dei tempi sia comunque un'emozione partecipare a questa gara. Ma sicuramente, è a mio avviso la più bella gara che abbiamo in Italia come cronoscalate, la più dura per la macchina, per il pilota, per la preparazione fisica, per il motore, per i freni, per tutto. Ci mette alla prova, però la soddisfazione che si prova ad arrivare in cima qui è comunque la più grande, quindi è il massimo che per un cross scalatore si possa avere. Sei secondo in classifica generale, un pensierino ce lo puoi fare al primato, oppure questo Fagioli davvero è inarrivabile? Questo Fagioli al momento è inarrivabile, lui ha più esperienza di me, al momento è molto più veloce, quindi per il campionato punto al secondo posto, perché comunque sto lottando con avversari come Cinelli, Leo Grande, Coleri, quindi e a loro sono davanti. Al mio primo anno con una vettura così potente, già questo era inaspettato, quindi oltre ogni aspettativa va benissimo.